Mappe mentali. Ti propongo una scheda con tutte le informazioni che ti servono per scoprire se questa tecnica di studio fa al caso tuo e se è il momento giusto di utilizzarla o magari dovresti utilizzare qualche alternativa. Questo nuovo format già è la quarta tecnica di studio che vediamo così, ma qualora tu non avessi visto i video precedenti, in questo format ti parlo di ogni tecnica di studio isolandola e andando ad evidenziare le informazioni fondamentali. Alla fine del video avrai una vera e propria scheda che ti permetterà di sapere tutto quello che è necessario e quindi capirai se utilizzare questa tecnica o meno. Ci concentreremo sull'utilità di questa tecnica, quindi a che cosa serve, quando usarla, quando non usarla, se ci sono delle alternative valide e infine parleremo di vantaggi e svantaggi nell'utilizzo della tecnica in questione. Quindi facciamo tutto questo subito dopo la sigla. Partiamo dal primo aspetto essenziale. A che cosa serve utilizzare le mappe mentali? Questo sono uno strumento di schematizzazione, di mappatura delle informazioni. Ti permette di riassumere, quindi di schematizzare tantissime informazioni in poco spazio, appunto nella mappa mentale. E questa schematizzazione quindi fa sì che tu possa gestire un enorme numero di concetti, esempi, anche aspetti più pratici, nel senso che vi è un elemento molto grafico, adesso ne parleremo, nella realizzazione di questa tecnica. Quindi è uno strumento molto potente, è stato creato per la prima volta e realizzato da Tony Buzan e quindi puoi utilizzare questa, che è una vera e propria mappatura delle informazioni, per andare a gestire un considerevole quantitativo di concetti, di informazioni da apprendere. Quando dovresti utilizzare le mappe mentali? Questo è il secondo aspetto che andiamo ad approfondire. A mio avviso dovresti utilizzare queste tecniche sicuramente dopo la prima lettura, anche una seconda lettura. Quindi più riesci a comprendere le informazioni, tanto più facile sarà successivamente riuscire anche a schematizzare in modo corretto le informazioni in questione. Siccome è uno strumento che ti permette di mappare tante informazioni, non focalizzarti nel creare una mappa mentale dopo magari aver letto solo un piccolo paragrafo. Fai per esempio una mappa mentale per ogni capitolo o comunque per un bel po' di testo, in modo tale che riesci davvero a sfruttare nel miglior modo possibile questa tecnica. E soprattutto cerca di fare in modo di creare dei collegamenti anche tra i vari elementi che riporti nella mappa mentale in questione. Questo ti permetterà di alimentare ancora di più l'integrazione delle informazioni e quindi quando dovrai ricordare una parte della mappa, automaticamente ti verrà in mente, ti tornerà in mente anche qualche altro elemento che magari è in un'altra parte della mappa o addirittura anche in altre mappe mentali che hai realizzato per la materia che stai preparando. Quando non dovresti utilizzare le mappe mentali? Questo terzo aspetto riguarda, secondo me, uno degli elementi più importanti, perché talvolta cerchiamo di compensare il ricordo delle informazioni soffermandoci sulla creazione di troppi schemi, troppe mappe. Quindi, a mio avviso, se scegli di utilizzare le mappe mentali, utilizza solo questo come tipo di schema. Quindi, se ne hai creati già altri e le hai fatte anche in modo serio, quindi le hai fatte già abbastanza bene, non ha senso perdere ulteriore tempo nel creare le mappe mentali. Se vuoi utilizzare questa tecnica, fallo con una parte del testo e del materiale che non hai ancora schematizzato o mappato in nessun altro modo. Parliamo del quarto elemento di questa scheda sulle mappe mentali, cioè le alternative. Io mi riservo di consigliarti le mappe mentali su altri tipi di schemi, altri tipi di mappe, perché comunque sono molto molto complete e quindi se devi sostituirle con un'alternativa, magari perché vuoi utilizzare un'altra tecnica, ci mancherebbe, puoi farlo secondo me con degli schemi più complessi. Quindi se passi da una mappa mentale a uno schema a cascata perderai molte informazioni perché quest'ultimo è molto più semplice e riduttivo in molti aspetti. Quindi se non vuoi utilizzare una mappa mentale, utilizza per esempio una mappa concettuale che comunque mantiene un buon livello di complessità. Quindi tieni sempre in considerazione che se non utilizzi la mappa mentale e utilizzi degli schemi più semplici, tendenzialmente perderai qualche concetto perché comunque nella mappa mentale la multidimensionalità in cui sono riportate le informazioni fa tantissimo nella comprensione, nel consolidare le informazioni apprese e anche nel ricordarle. Ci concentriamo quindi sui pro e i contro delle mappe mentali. I pro secondo me sono più che
che contro, quindi ci sono più vantaggi che svantaggi. Prima di tutto è bella da realizzare, perché dobbiamo utilizzare, oltre alle parole scritte, anche qualche disegnino, qualche aspetto grafico. I colori, secondo me, sono essenziali, è già stato definito da Tony Buzan, ma a mio avviso sono davvero quello che fa la differenza nell'utilizzo delle mappe mentali. A questo aggiungiamo anche il fatto che è molto sintetico, quindi puoi gestire, come ti ho detto più volte in questo video, tante informazioni in modo rapido. Ti permette davvero di costruire su più livelli gerarchici le informazioni in questione, e poi hai anche la possibilità di sviluppare quell'aspetto grafico, anche questo su più livelli, che poi ti faciliterà nella codifica delle informazioni, quindi quel processo che ci permette di passare le informazioni dal testo, dal materiale, in questo caso dalla mappa, alla nostra mente, quindi poi poterle ricordare. Lo svantaggio che ne consegue è il fatto che è un po' dispendiosa in termini di tempo per costruirla come si deve, e una mappa mentale fatta male non ha molto senso. L'efficacia della mappa è appunto la capacità di integrare tante informazioni in poco spazio, e sfruttando la parte scritta, la parte grafica e l'elemento dei colori. Se non sai come si realizza una mappa mentale, io nel canale ho fatto diversi esempi pratici, e quindi ti rimando a quelli se vuoi vedere come realizzarla. Con quello che abbiamo visto oggi hai una vera e propria scheda per sapere tutto quello che ti serve sulla mappa mentale, se lo strumento, la tecnica di studio giusta e fa al caso tuo, o se puoi utilizzare qualche alternativa come abbiamo visto qualche istante fa. Quindi il video è finito, ti ringrazio moltissimo per il tuo tempo e per la tua attenzione. Se hai altre domande sai dove reperirmi, e quindi ti aspetto con moltissimo piacere nel video che uscirà domani.